Questo è l'undicesimo anno in cui appunto Marinedì è presente qui al Salone della Nautica. Innanzitutto devo dire che finalmente vediamo una importante ripresa di quello che è un settore così fondante per l'Italia e per l'economia del mare italiana. Stiamo ritornando ai livelli ante-crisi della nautica e questo Salone 2024 mi sembra che effettivamente ne sia la principale dimostrazione. E di questo siamo ovviamente estremamente felici, perché in questi 11 anni noi abbiamo fatto crescere la prima rete italiana di porti turistici con, devo dire, grande sacrificio e grandi difficoltà, soprattutto dal punto di vista burocratico. L'Italia non è facile da questo punto di vista, chiaramente, ci siamo dovuti scontrare in tutti questi anni con problematiche procedurali, amministrative di ogni tipo. Però a questo punto, con oltre 14 marine operative, con quasi 6.000 posti barca gestiti direttamente, possiamo dire di aver raggiunto il nostro risultato. La rete è una rete che offre, come per le reti alberghiere, per le catene alberghiere, offre uno standard riconoscibile, riconosciuto dalla clientela, in maniera tale che chiaramente non ci sia differenza tra una marina e un'altra per quanto riguarda l'accoglienza, le modalità di presentazione del prodotto posto in barca e anche, diciamo, una certa attenzione verso la clientela. Perciò, oltre al minimo sindacale dei servizi per il diportista, la nostra idea, il nostro progetto porta avanti anche un coinvolgimento del territorio nella marina e con la marina. Perciò noi siamo interessati anche a tutto quello che sono gli eventi sportivi, gli eventi culturali e anche l'interazione sociale e l'attenzione alle categorie svantaggiate. Questo è un messaggio che cerchiamo di far passare, che facciamo passare in tutte le marine, naturalmente con eventi che nell'anno, quest'anno per esempio 2024, abbiamo raggiunto nell'ambito di tutte le marine oltre 100 eventi, sia eventi sportivi, tipicamente le regate, sia eventi culturali, tipicamente rappresentazioni teatrali, talk show con personaggi di alto livello. A Villa Simius è venuto Paolo Sorrentino, abbiamo a Procida per esempio raccolto i più grandi scrittori italiani che hanno scritto su Procida e sugli abitanti di Procida e così via. Cioè, tentiamo di raccogliere attorno alla marina non solo il diportista puro, ma anche le persone del territorio in uno scambio che riteniamo sia fondamentale.